Le boss palermitano Giuseppe Graviano, che sta scontando l'ergastolo, uscirà dal regime di 41 bis, il cosiddetto carcere duro. Come ha spiegato il suo legale, cumulati i periodi di detenzione diurna trascorsi al 41 bis, Graviano ha toccato il tetto di 3 anni previsto dalla legge. E lo scorso 11 settembre, nel processo d'appello al senatore del PDL dell'Utri, Graviano aveva lamentato uno stato di salute precario proprio a causa del carcere duro, per questo non aveva risposto alle domande sulla veridicità delle dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, che aveva parlato invece dei rapporti tra mafia e politica. Se c'è un governo che più di tutti ha fatto nella lotta alla criminalità organizzata, questo è il mio, rivendica il Presidente del Consiglio. Se c'è una persona che per indole, sensibilità, mentalità, formazione, cultura e impegno politico è lontanissima dalla mafia, questa persona sono io, spiega ancora Berlusconi. Se c'è un partito che in questi anni più si è distinto nel contrastare la criminalità organizzata, aggiunge, questo partito è stato Forza Italia e oggi è il PDL. Sinceramente, di essere di gran lunga il miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Silvio, ma l'ha soltanto un giorno, va!